Domenica 27 giugno 2021, ovvero pochissimi giorni fa, lo studio di animazione giapponese MAPPA ha tenuto un importantissimo evento per celebrare i suoi 10 anni di attività. L'evento non era altro che una conferenza con vari panel dedicati alle opere a cui lo studio sta lavorando, tra cui il film di Jujutsu Kaisen in uscita il 24 dicembre in Giappone, Chainsaw Man, di cui trovate tra l'altro la reaction al trailer uscito ieri sul canale. Mi raccomando, dategli un'occhiata perché Chainsaw Man è la prossima opera che vorrei trattare in modo assiduo, come stiamo facendo per Aoti e My Hero, insomma qui sul canale, quindi veramente dateci un'occhiata. E infine Attack on Titan, tema di questo video. Molti di noi, in realtà, va detto, si aspettavano un altro teaser trailer o un trailer completo. L'evento per i 10 anni è stato importantissimo ed è stato anche pubblicizzato in un modo incredibile, ma così non è stato. Abbiamo avuto solamente una nuova key visual, ovvero diciamo un nuovo poster promozionale, chiamiamolo così, che è poi quello che avete visto nella copertina del video e che starete vedendo in questo momento a schermo. Ora, lasciando stare il fatto che Eren abbia un character design veramente veramente strano, sembra, non lo so, quasi che abbia un po' di gobba, vabbè, è un poster, è una key visual. Poi ovviamente, come sappiamo, MAPPA i disegni, le animazioni le fa bene e quindi nella stagione animata sicuramente sarà a posto. Alla fine è stato così anche per molte altre key visual, quindi non ci preoccupiamo troppo. Oltre a presentare questa key visual, c'è stata poi una buona oretta circa di intervista con i doppiatori, il composer appunto dei sottofondi musicali e il director, il regista della serie animata, il quale, oltre ad avere due occhiaie assurde, io vedevo in chat i fan che dicevano date un letto a quest'uomo perché era davvero una cosa incredibile, non lo so. Comunque sembra che abbia in qualche modo affermato durante questo panel che il finale dell'Attacco dei Giganti sarà diverso rispetto appunto al manga. Il finale che vedremo all'interno dell'anime seguirà una via diversa e questa notizia ha fatto il giro del mondo, se non fosse per un piccolo particolare. Sembrerebbe che questa notizia sia in qualche modo fake. Ora, effettivamente parlarne è abbastanza particolare. Il regista ha affermato alcune cose durante questo panel che però potrebbero essere state travisate da una traduzione non adeguata. E tra l'altro c'è anche da dire che uno di voi in particolare, che ti ringrazio, ma io ho una testa di cacchio e non mi ricordo il nome, però ti ringrazio per avermi inviato lo screen, mi ha inviato uno screen questo ragazzo con un utente che era lì in chat, che appunto aveva scritto: ah, guardate che il regista ha detto che il finale sarà diverso, ditelo a tutti. Ecco, diciamo che questi commenti, perché poi si sono ripetuti, più le traduzioni forse non troppo esatte, hanno fatto spargere la voce che il finale dell'anime sarà diverso da quello del manga. Purtroppo la diretta non è più possibile da recuperare perché lo studio MAPPA l'ha rimossa dal suo canale YouTube, quindi non possiamo più recuperare le parole esatte. A questo punto, che si tratti di una notizia fake o no, l'unica cosa che possiamo fare è aspettare dicembre/gennaio per vedere la nuova stagione, per vedere se ci saranno effettivamente cambiamenti. Prima di passare alla parte finale di questo video con una mia, insomma, un mio commento riguardo all'adattamento animato del manga, se può subire modifiche eccetera, vi chiedo però la vostra. Nel senso, voi cosa ne pensate? Gradireste in qualche modo che il finale prenda una via alternativa? Oppure vorreste che appunto l'anime rimanesse fedele al manga? Fatemi sapere la vostra nei commenti, mi raccomando. Molti di voi hanno già commentato il post fatto qualche giorno fa in community, però ci tengo ad avere le vostre teorie, le vostre opinioni anche sotto questo video. Ed ecco qui dunque un mio commento finale. Mettiamo caso che la notizia fosse falsa, che comunque sia l'anime seguirà in qualche modo le vicende del manga. Vabbè, ci sta, ok, ma io vi vorrei ricordare una cosa. Fino ad adesso Isayama, il maestro Isayama, ha sempre messo in qualche modo lo zampino, il suo zampino all'interno della trasposizione animata. E un chiaro esempio è una frase che dice Falco Chris all'interno della prima puntata della quarta stagione, che nel manga non è presente. Falco si riprende, aveva perso i sensi durante la battaglia e dice: ma dove mi trovo? Io stavo volando con delle spade in mano in mezzo ai titani. Ora, può essere semplicemente una cosa buttata lì per ricollegarsi in qualche modo alle altre stagioni.
E se così non fosse, se ci fossero dei cambiamenti, se fosse, magari stava semplicemente alludendo al fatto che si trasformava appunto in un titano volante, alato. Però noi effettivamente questo non possiamo saperlo, anche perché se si trasformava in un, noi nel manga vediamo che il falco si trasforma e vola. Però non vola con delle spade in mano, cosa vuol dire questo? Ma questo è solo un piccolo esempio, e poi vi farei presente che nel primo episodio Eren non menziona nulla del sogno, il sogno è diverso. Insomma, capite che delle modifiche ci sono state. Quindi non possiamo escludere il fatto che vengano apportati dei piccoli aggiustamenti o miglioramenti. E tra l'altro, una cosa che è venuta fuori mentre parlavamo appunto anche in direct su Instagram, ad esempio, io vi ricordo che se mi scrivete io vi rispondo sempre e leggo tutti i commenti con me, proprio io leggo tutto perché mi piace chiacchierare, quindi vi rispondo il più possibile. E una cosa che è venuta fuori è il fatto che, tranquillamente, se queste parole sono state travisate, potrebbero anche semplicemente dire, siccome molti fan hanno capito male alcune parti del finale, lo stesso Isayama ha dovuto specificare delle cose, tipo il comportamento di Armin, per esempio. Beh, ci potrebbero essere solo degli accorgimenti, delle piccole modifiche o delle spiegazioni aggiuntive. Quindi, insomma, rimaniamo sintonizzati e non spariamo o non giungiamo troppo in fretta a conclusioni. Questo è il mio parere. Ecco, avete presente tipo il finale alternativo di Attack on Titan che stanno creando i fan? Attack on Titan o Requiem, una cosa simile? Ecco, io faccio così. Io prima leggo tutto e poi giudico. Quindi guardiamoci l'anime e poi giudichiamo. Questo è alla fine è il mio parere, ma ditemi anche voi. Detto ciò, questo breve video si conclude qui. Prima di concludere, ultima parte, ultima parentesi, vi piacerebbe se creassi per l'appunto un merchandise, un merch dedicato ad Attack on Titan? Non sarebbe un merchandise di The Slabs, quindi nostro, del canale, ma sarebbe proprio una collaborazione con un'azienda fighissima, fighissima. E insomma, tutto dedicato ad Attack on Titan, fatemi sapere nei commenti. Detto ciò, io vi ringrazio per essere qui con me, vi rimando ragazzi al video reaction al trailer di Chainsaw Man. Davvero, se lasciate un commentino, un mi piace, mi aiuterete tantissimo. E detto ciò, noi ci vediamo venerdì con un video molto molto interessante sull'attacco dei giganti. Alla prossima!